Finora vi ho parlato di diritto d'autore al singolare, no? Però in realtà, appunto, si dice diritti più propriamente d'autore. Perché? Perché sono tanti diritti d'autore e sono esattamente questi qua. Adesso la slide no, è volutamente così, fitta perché voglio darvi l'impatto e poi vi li zoomo. Però vedete quanta roba? Questi sono tutti, o addirittura forse qualcuno è anche sfuggito, i diritti previsti dalla nostra legge italiana, dalla legge 633 del 41, divisi, come vedete, in una prima grande dicotomia tra diritti di tipo personale e diritti di tipo patrimoniale, cioè quelli che hanno una valenza più che creano un legame personale e reputazionale tra l'autore e la sua opera, e quelli che invece hanno una vocazione patrimoniale, cioè servono all'autore per remunerarsi attraverso la sua creatività. Ok? I diritti che vengono poi ceduti nei contratti di edizione, dati in esclusiva delle agenzie, delle case editrici, affinché l'autore possa guadagnare qualcosa della sua creatività. Si dice che il diritto d'autore è un po' il diritto del lavoro dei creativi. Cioè uno che di lavoro, il vostro diritto del lavoro è, sono gli accordi sindacali della categoria degli insegnanti, sono le leggi sul pubblico impiego, sui concorsi, questo è il vostro diritto del lavoro. Per uno che di lavoro scrive le sceneggiature per il teatro oppure scrive le musiche per la pubblicità, il suo diritto del lavoro è questa roba qua che stiamo vedendo sulle slide, cioè è il diritto d'autore, ok? Nella parte soprattutto patrimoniale, cioè nella valenza che hanno questi diritti, valenza patrimoniale, cioè della vocazione che hanno di essere diritti di utilizzazione economica, di sfruttamento economico, come vi spiegherò dopo. Quindi zoomiamo la prima colonna, quella che vedete a sinistra, no? Diritti morali sono inalienabili, inestinguibili, strettamente legati alla personalità e reputazione creativa dell'autore. Non perdiamoci troppo tempo, cioè proprio perché sono inalienabili e inestinguibili, questi sono dei diritti di cui sostanzialmente l'autore non si può mai liberare. E quindi, in virtù di questo principio, non li troveremo mai nei contratti o nelle licenze, perché l'autore non può licenziarli, non può contrattare su questi diritti, perché appunto sono legati alla sua personalità. Quando l'autore muore, essendo inestinguibili, quindi non hanno una scadenza, vengono esercitati all'infinito, finché c'è traccia della catena degli eredi, dai suoi eredi appunto, e sono il diritto di rivendicare la paternità dell'opera, il diritto di impedire modifiche all'opera che siano lesive per la reputazione dell'autore, il diritto di rivelarsi e di far riconoscere in giudizio la qualità di autore anche in caso di opere anonime e pseudonime, e poi il diritto di ritirare l'opera dal commercio per gravi ragioni morali. Vedete che sono dei diritti che hanno un legame non tanto con l'aspetto patrimoniale, economico, ma con l'aspetto personale, reputazionale dell'autore. Classico esempio, il diritto di impedire modifiche all'opera che siano lesive per la reputazione dell'autore. Vuol dire che un autore, anche che, come dire, risale a magari due secoli fa, Giuseppe Verdi, non lo so, i suoi eredi, se esistono ancora, possono esercitare questo diritto a difesa della reputazione creativa del loro trisnonno o antenato. Ok? Qualcuno riesce a farmi un esempio? Cioè, quando un'opera, ad esempio, un'opera di musica classica può essere utilizzata in modo che sia lesivo della reputazione dell'autore, allora fa scattare questa possibilità per cui gli eredi dicono no, questa cosa qua, non, anche se l'opera è in pubblico dominio, perché ormai sono passati due secoli, non te la facciamo fare. Riuscite a farmi un esempio? Perché è una cosa che... è l'esempio della pubblicità... siamo nella direzione giusta, quindi va bene, però bisogna vedere quanto è lesiva. Però ci sono dei casi invece in cui è palesemente lesiva, ed è successo non tanto tempo fa, eh? Però siamo in quella direzione lì. Non tanto la pubblicità, ma sono stati brani di musica classica utilizzati... Brava, da lo dico io perché è successo, un partito di vocazione neonazista, oppure palesemente razzista, in cui semplicemente un brano di, che ne so, classici brani trionfali, no? Quindi Wagner, Verdi, cioè, Marce, vengono modificati nel testo, in poche parole a volte, e da brano romantico diventa brano, diciamo, da gente che va in giro col braccio alzato. E capite che effettivamente lì c'è una questione morale non da poco, perché si fa passare, cioè si attribuisce sostanzialmente a un'opera di Verdi o opera di Wagner, un'opera di
Rossini, un significato che non avevano minimamente e che gli eredi non vogliono che venga mai attribuito. Ok? Questo è un esempio di scuola, lo si usa spesso, è successo non tanto tempo fa, però ecco, però perché io sottolineavo di non ci perdiamo troppo tempo su questi diritti? Perché appunto dobbiamo semplicemente ricordarci che sono dei diritti legati a questa sfera più che altro reputazionale e morale, che entrano in gioco solo in questi casi abbastanza limite, nel senso non è così frequente. Capita a volte che qualcuno utilizzi un'opera senza riconoscere correttamente la paternità dell'autore, allora si esercita il primo dei quattro che vi ho elencato, no? Si va di fronte al giudice e si chiede che l'opera venga ad esempio ristampata o che venga aggiornata affinché correttamente venga citato l'autore. Okay? Però sono casi che appunto non troverete mai nei contratti, nelle licenze, perché? Perché essendo inalienabili non possono essere ceduti. Perché sarebbe un nonsense. Quindi, se trovate un contratto in cui c'è una clausola che cede i diritti morali, vuol dire che quel contratto l'ha scritto un avvocato o qualcuno che non ha studiato, semplicemente, non conosce bene la materia. E diciamo, appresa questa loro caratteristica, sapendo che possono essere esercitati sempre anche dagli eredi per i secoli dei secoli, però adesso vi invito a dimenticarvene, nel senso che sappiamo che esistono, sappiamo che funzionano così, però poi non trovandoli più nella vita del diritto d'autore, nei contratti, nelle licenze, nei termini d'uso, vi invito a dimenticarvene e a concentrarci invece sugli altri, che sono quelli che hanno una vocazione patrimoniale, che sono questi. Diritti esclusivi di utilizzazione economica vengono detti, che poi più comunemente vengono chiamati i diritti d'autore. Anche gli altri sono anche quelli morali sono diritti d'autore, perché sono dell'autore. Però non essendo, diciamo, cedibili e alienabili, poi nel linguaggio comune, quando si dice hai ceduto i diritti d'autore, hai fatto un contratto di diritti d'autore, ci si riferisce sempre a questi, non a quelli. Quindi questi qua sono in senso stretto i diritti d'autore. Questi, al contrario, sono alienabili. E guai se non lo fossero, perché se non fossero alienabili non servirebbero a nulla, no? Perché se servono per essere ceduti in contratti, ok? O in licenze, e quindi servono proprio per essere alienati, per essere ceduti e venduti. Scomponibili, perché io li posso, diciamo, tagliare a pezzi, dividere, diciamo, e cedere per un pezzo ad un soggetto, un altro pezzo ad un altro soggetto. E indipendenti l'uno dall'altro, perché appunto sono, vedete, sono un elenco di 10-12 e sono indipendenti. Questi sono quelli che invece scadono, magari l'avrete già sentito, 70 anni dalla morte dell'autore, dopo il 70° anno dalla morte dell'autore, in realtà dalla morte dell'ultimo autore, in tutti quei casi in cui l'opera non è stata scritta da una persona sola, ma da un gruppo di persone. E non è così raro, nel senso che basta pensare a esempi illustri come. Che ne so, Lennon McCartney, no? 98% dei brani dei Beatles sono firmati a due da Lennon McCartney. E quindi i famosi 70 anni dalla morte, cioè, considerato che John Lennon è morto nell'80 e si è celebrato l'altro giorno l'anniversario, quando scadono i 70 anni dalla morte? Bravo, esatto, era domanda trabocchetto. Okay. Non si sa ancora, non si sa ancora perché. Non si possono scomporre i contributi creativi perché tutti hanno firmato, entrambi hanno firmato tutta l'opera e quindi no, non vale dire che Paul McCartney è già morto e quello è un sosia, quindi vi anticipo la battuta, beh, non vale. No, però per dire che appunto i primi a brindare alla salute di Paul McCartney sono gli eredi di John Lennon, cioè, come passatemi come battuta, però è vero, perché più campa Paul McCartney e più si allunga la tutela anche a favore degli eredi di John Lennon. Ok? Quindi i 70 anni, augurando altri 20-30 anni di vita a Paul, partiranno tra un bel po'. Quindi c'è ancora probabilmente un secolo di, non so, quasi 80, 70, 80-85 anni di tutela su queste opere. Quindi, vabbè, basta adesso, considerazioni sulla durata delle opere. Vediamoli insieme, sono il diritto di pubblicare l'opera. Il diritto di riprodurre l'opera, il diritto di trascrivere l'opera, il diritto di eseguire, rappresentare o recitare in pubblico l'opera, che è quello che pagate tutte le volte che fate uno spettacolo e dovete pagare la SIAE, no? Oppure una lettura in pubblico, oppure il saggio. Tutte le volte che c'è un'esecuzione in pubblico, una rappresentazione in pubblico, scatta questo articolo 15 ed è un diritto che appunto viene raccolto attraverso il controllo della SIAE.
il diritto di comunicare al pubblico l'opera, il diritto di distribuire l'opera, il diritto di tradurre l'opera, il diritto di modificare e fare elaborazioni dell'opera, il diritto di pubblicare l'opera in raccolta. Vedete che questi tre sono tutti all'interno dell'articolo 18, no? Tutte le forme di modificazione, diciamo, riassemblaggio di opere di altri, aggiunta dell'opera in un'antologia o insieme ad altre opere. Qua devo chiudere. Ok? E poi infine c'è il diritto di noleggiare l'opera o di autorizzare il noleggio e il prestito, e poi vabbè c'è questo strano diritto di seguito sulle vendite di opere d'arte e di manoscritti, che è un diritto che è molto molto a sé stante, perché è un diritto su opere che non hanno copie, le opere che sono esemplare unico, quindi le sculture, i quadri, i manoscritti. Ok, tutti questi sono i cosiddetti diritti d'autore, però non finisce qua. Cioè, allora, questi sono sostanzialmente tutti i diritti di cui l'autore, nel momento in cui ha creato la sua opera, si trova in mano, cioè lui diventa titolare automaticamente di tutti questi diritti. Ok? Vedete quanta roba. E li può addirittura scomporre e sottoscomporre. Però, nel mercato del copyright, nel mercato della diffusione delle opere creative, non ci sono solo gli autori, ma ci sono anche altri soggetti che fanno altri lavori importantissimi, che non sono quello puro della creazione dell'opera, ma sono, diciamo, lavori più che altro di, passatemi il termine, confezionamento dell'opera. Pensate al produttore discografico, al produttore cinematografico, cioè gente che ha un ruolo fondamentale, perché senza di loro non potremmo fruire dell'opera, perché sono coloro che la mettono poi in commercio, la realizzano concretamente, la mettono in commercio, che però non sono autori, perché il produttore è un ente, è un soggetto, come dire, imprenditoriale, non è un soggetto creativo. È uno che finanzia e coordina, ma non è uno che scrive. Eppure ha un ruolo chiave. E quindi questi soggetti sono titolari di diritti non d'autore, perché sarebbe improprio dire diritti d'autore, perché non sono autori, ma sono titolari di diritti connessi. Ok? I diritti connessi sono diritti comunque esclusivi su attività simili o connesse a quelle tutelate dai diritti d'autore in senso stretto. Quindi si comportano sostanzialmente come gli altri, che anche gli altri si chiamavano diritti esclusivi, perché esclusivi? Perché creano un rapporto di esclusiva, cioè solamente il titolare può avvantaggiarsi di quel diritto e può decidere di escludere alcuni soggetti dallo sfruttamento dell'opera. Ok? Quindi in questo senso esclusivi. E basta leggerli e capiamo, perché già i due esempi principali che vi ho fatto, no? Sono i primi due: il diritto del produttore fonografico, il diritto del produttore di opere cinematografiche audiovisive. Poi c'è, salto di uno e vado al diritto degli artisti, interpreti ed esecutori. Quante volte siete andati al cinema a vedere il film con DiCaprio, ma non sapevate chi era il regista e l'autore del soggetto o della sceneggiatura? No? Questo perché vi dico questo? Perché per farvi capire che questi non sono meno pesanti nel mercato, non sono i fratelli poveri dei diritti d'autore, in realtà a volte hanno un ruolo addirittura più pesante. Cioè, in un film, la classica commediola con una storiella, diciamo, easy, molto, molto semplice, ma dove c'è un cast molto importante, sicuramente l'autore del soggetto della sceneggiatura hanno un ruolo marginale, mentre gli attori, vari George Clooney, Julia Roberts, DiCaprio, questi grossi nomi, sono quelli che vengono pagati di più e sono quelli che poi trovate sulla locandina del film. Okay. E idem nella musica pop, no? Quanti di questi artisti, fra virgolette, della musica pop, non so, Justin Bieber, Britney Spears, Beyoncé, tutti questi nomi, in realtà cantano canzoni di gente che non si conosce, perché loro non sono quasi mai autori dei loro brani. Gli autori non si conoscono, però loro hanno un forte nome che attira una serie di tutto un pubblico di giovani, di ragazzi che vanno a vedere i loro concerti. E loro sono semplici interpreti, non hanno un ruolo di autori. Quindi vedete che in questi casi il diritto d'autore quasi va in secondo piano rispetto al diritto connesso. Altro esempio, che è quello che ho saltato, il diritto di emissione radiofonica e televisiva è un diritto che sposta un sacco di soldi, perché ci sono addirittura eventi che vengono trasmessi radiofonicamente o soprattutto in televisione, che sotto non hanno neanche un diritto d'autore, perché se pensate alle riprese, la telecronaca della Champions League o della Serie A o del tennis o della Formula 1,
quelle non sono opere dell'ingegno, nel senso che l'unica parte di opera dell'ingegno è il commento del giornalista, che è un'opera, come dire, letteraria. Sotto non c'è della musica, non c'è che ne so, cinematografia, perché sono 22 persone che rincorrono un pallone. Ciò nonostante, tutti gli anni c'è l'asta a chi mette più soldi per poter avere l'esclusiva della Formula 1 o della Champions League o della Serie A. E quindi capite quanto pesano questi rispetto al mercato del diritto d'autore. Poi, ad esempio, vabbè, ce ne sono altri su cui non perdiamo troppo tempo. I famosi diritti d'immagine, il penultimo, diritti relativi al ritratto, sono i diritti del soggetto ritratto, cioè non del fotografo che fa la foto, ma della persona che presta la sua immagine, la quale non è autrice. Cioè, se adesso qualcuno di voi fa una foto mentre sto parlando e la vuole diffondere, il titolare del diritto d'autore è lui che ha fatto la foto. Io sono titolare di questo diritto qua, che è il diritto al ritratto, perché c'è la mia immagine ripresa. Ok? E questo è un diritto che entra in gioco tutte le volte che avete anche gli eventi in cui ci sono i bimbi, gli studenti, che quindi sono minori e non sapete se potete diffondere la loro immagine o meno, quindi chiedete la liberatoria ai genitori. Questo è esattamente il diritto, quindi non c'entra tanto col diritto d'autore in senso proprio, ma con un diritto connesso. Vabbè, non perdo troppo tempo sugli altri, però vi ho dato una panoramica di queste tre grosse categorie dei diritti d'autore. E esclusi i primi, che sono i diritti morali, le altre due macro categorie, diritti d'autore di utilizzazione economica e diritti connessi, sono quelli che poi troveremo nelle licenze, nei termini d'uso, nei contratti. E arriviamo a questa situazione, no? Come vi ho detto prima, non fatevi venire l'ansia perché, per come ve l'ho spiegata fin qua, sembra che non possiate fare nulla, no? Perché c'è sempre qualcuno che ha un diritto, o no? No, l'obiettivo era esattamente quello. Quindi arriviamo esattamente a questa forma di ansia per cui dite: oh, caspita, tutto quello che ho fatto fino ad oggi non potevo farlo. Lo so. Perché effettivamente la regola è questa qui, quella che vedete nel riquadro arancione. La regola è che tutto è sotto copyright. Tranne quello che ovviamente ho creato io, però tutto il resto è sotto copyright, salvo arrivare alla scadenza dei famosi 70 anni dalla morte, per cui diventa di pubblico dominio. Nel momento in cui sono scaduti i diritti, l'opera diventa di pubblico dominio, quindi è libera, può essere utilizzata da tutti, cioè non devo chiedere il permesso a nessuno per fare un commento che ne so, delle poesie di Deledda o di D'Annunzio, perché sono morti negli anni 30, sono passati dai famosi 70 anni, sono ca cadute in pubblico dominio. Mondadori e Einaudi non possono più dirmi nulla. Ovviamente sui testi delle poesie, non posso andare a prendere anche il commento scritto dal professore l'anno scorso. Ok? Quindi questa è la regola. Per fortuna poi c'è tutta una parte di eccezione che ci dà un po' di respiro, non ci fa venire più ci toglie quell'ansia che vi sarà arrivata prima. Ovvero, qual è l'eccezione? L'eccezione è quella che viene chiamata del libera utilizzazione, libero utilizzo, che può essere o stabilita dalla legge, cioè ci sono casi specifici in cui la legge ci dice che possiamo utilizzare liberamente le opere, anche se sono ancora protette dal diritto d'autore, e dopo vi spiego meglio, e l'altro, che è tutta la nostra seconda parte del seminario, è la parte su, diciamo, le licenze open, cioè quando è il titolare dei diritti a darci un uso libero. Ok, a creare l'eccezione. Però, allora, volevo giusto due parole in più sul pubblico dominio, troppo alto, ok, così va bene. Giusto due parole in più sul pubblico dominio. Vedete che il pubblico dominio è quella situazione che si crea quando nessun diritto è riservato, perché appunto non c'è un copyright, e l'utilizzo è libero senza condizioni, senza restrizioni. C'è anche un caso, il caso A, quello di cui vi ho parlato prima, cioè della scadenza ai 70 anni, è il caso B. Il caso A è un caso che esiste nella nostra legge, anche se è molto ristretto, è quando è già la legge a dirci che su un certo tipo di opere non c'è diritto d'autore. E nel nostro caso è l'articolo 5, vabbè, non ve lo faccio vedere perché sarebbe noioso, però l'articolo 5 ci dice che i testi degli atti ufficiali dello Stato e delle pubbliche amministrazioni sono fuori dal campo del diritto d'autore. Ad esempio, se devo fare un commento a una nuova delibera del sindaco di Roma perché voglio criticarla oppure voglio far vedere i punti di non devo
telefonare in municipio e chiedere i diritti d'autore, l'autorizzazione a ripubblicarla, ok? Perché è un atto ufficiale, quindi quello è fuori dal campo del diritto d'autore. Oppure io, avvocato, voglio fare un articolo su una sentenza del Consiglio di Stato che dice una cosa importante. Non devo chiamare la cancelleria del Consiglio di Stato e chiedere autorizzazione alla pubblicazione della sentenza perché è una sentenza atto pubblico e quindi liberamente pubblicabile, diffondibile, pubblico dominio fin dalla sua pubblicazione. Ok? E poi c'è il caso C, che vabbè, adesso non abbiamo tempo per approfondire.